Questa è la storia di Carl, un ragazzo tedesco che decise di salire in soffitta per andare a cercare qualche videogioco di suo padre, purtroppo deceduto 2 anni fa, per venderli ad un mercatino dell'usato. Mentre rovistava tra i vari giochi, trovò un dischetto che catturò la sua attenzione. Il titolo del dischetto era Suicidemouse.exe. Si sentiva molto attratto a provarlo, come se una forza lo spingesse a giocarci. Così prese il dischetto e lo mise dentro il computer. Nel gioco c'era un solo file, suicidemouse.exe. Una volta avviato il gioco, Carl si mise a impersonare Topolino, la famosa star dei cartoni animati della Walt Disney. Carl però notò che Topolino, al posto della sua solita espressione felice e scherzosa, era cupo e dava la sensazione che fosse triste e disperato. La musica del gioco era completamente assente, sostituita da note stonate di un pianoforte e stavano cominciando a far venire a Carl un gran mal di testa. Lui decise di continuare comunque, notando che si poteva andare in luoghi con sole stanze e una volta che si trovava all'interno trovava un volto che lo incitava ad andarsene oppure sarebbe morto. Carl non si immaginava che questa frase, oltre al topo, si riferisse anche a lui. Dopo vari tentativi di superare il livello, Carl notò che poteva interagire con una gru, ma una volta premuto il tasto successe una cosa raccapricciante. La gru con il suo gancio afferrò la testa di Topolino. Lo sollevò in aria e poco dopo il corpo del topo si staccò dalla testa ed esplose. In seguito comparve uno scritto e diceva "You died, sei morto", mentre si udivano delle risate di sottofondo. A questo punto il gioco si bloccò e Carl dovette riavviare il computer. Quando fu di nuovo nella cartella dei videogiochi, notò che un nuovo file era stato aggiunto, il cui titolo era un triangolo. Nel documento c'era scritto solo "Esci, salva se stesso". Lui lo prese però come uno scherzo di cattivo gusto e fece ripartire Suicide Mouse. Sembrava che non fosse cambiato niente, i luoghi erano sempre gli stessi, tranne che per un piccolo particolare. A fine percorso era comparsa una voragine con cui poteva interagire. Carl premette di nuovo il pulsante e Topolino cominciò a scendere nel buco. Finita la discesa, Carl si ritrova in uno strano luogo che sembrava essere l'inferno, con fiamme intorno allo scenario. Il livello consisteva nel saltare degli ostacoli dalle fiamme e dei burroni presenti che capitavano a tiro. Solo che dopo, a un certo punto, cominciavano ad apparire le immagini nello schermo che duravano un solo frame. E fu così che il ragazzo impallidì quando vide un'immagine che ricordava il volto di suo padre, morto impiccandosi anni prima in camera da letto. Non si scoprì mai il motivo per cui si impiccò, il lavoro andava bene, come una famiglia. Si suicidò di punto in bianco, senza lasciare nemmeno un messaggio. Il ragazzo cominciò a sudare. L'unica via per continuare il gioco era buttarsi in un altro burrone. Così Topolino cominciò a scendere ancora più in basso per ritrovarsi in un punto morto dove non si poteva uscire in alcun modo. Passarono pochi secondi prima che una figura uguale al topo comparisse. Prima su una volta, poi sempre di più sino a diventare sempre più veloce. E quando raggiunse Topolino si sentì un grido terrificante e dopo esplose lasciando sangue e brandelli ovunque. Le risate diaboliche ricominciarono con la scritta "You died". Il gioco si bloccò nuovamente e un altro file si aprì con la scritta "Sono morto, tu sei il prossimo". Dopo quel giorno, Carl scomparve. Fu allora che il suo migliore amico, Hans, preoccupato, decise di indagare e dopo essere riuscito ad entrare a casa sua, si trovò davanti una cosa che non avrebbe mai immaginato. Si trovò davanti Carl impiccato. Era la stessa stanza in cui suo padre fece la stessa fine. Ai suoi piedi c'era un foglio. Hans lo raccolse e lesse questo: "Io sono morto, tu sei il prossimo". Dopo pochi giorni l'amico scrisse la sua storia, temeva che sarebbe morto anche lui. Purtroppo scrisse solo quel messaggio. Vi riporto solo l'ultima parte del messaggio. "Lo sento rivivere in me, in continuazione. Di notte non riesco a dormire, mi segue sempre, non ce la faccio più. Vi prego aiutatemi. Ora il vero gioco di Suicide Mouse non si sa che fine abbia fatto. Ma se lo trovate, distruggetelo subito e non apritelo mai. Altrimenti..."